Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del sabato mattina, Chiedi alla Polvere, secondo episodio. Oggi con voi Silvia e Lucilla della libreria L'altra città, che in questo momento è chiusa per il ritiro da coronavirus, che ha provato a reinventare un modo per rimanere in contatto con i propri lettori. E per fare in modo che i libri entrino nelle case di tutti quanti in un modo diretto e nuovo per noi. È una fase di grande esplorazione anche per noi. Chiedi alla Polvere è un, possiamo chiamarlo format, immaginato proprio per accia di libri dentro le nostre case ed è un modo per rispolverare, questo abbiamo fatto omaggio al libro di John Fante, Chiedi alla Polvere, per rispolverare i libri che abbiamo dentro le nostre biblioteche di casa, sulle nostre mensole, e è dedicata soprattutto a quei libri che in questo momento particolare hanno attirato la nostra attenzione. E come funziona questo Chiedi alla Polvere? Si tratterà di appunto farsi affascinare da un libro che abbiamo in casa, andarlo a prendere, spolverarlo fisicamente e immaginare di poter fare un'immersione dentro le sue pagine in questo tempo casalingo. E quali possono essere questi libri? Possono essere sia dei libri che abbiamo già letto in passato e che quindi sono particolarmente cari e che quindi possono rievocare delle emozioni positive, oppure possono essere dei libri che in passato abbiamo acquistato, ma non abbiamo mai letto. Sappiamo che esistono nelle nostre case particolari accumuli di libri desiderati, ma non mai letti. E allora cosa chiediamo a voi? Perché Chiedi alla Polvere è anche un modo interattivo di comunicare. Chiediamo di mettere su una piccola storia personale della relazione che c'è tra voi e quel libro. E di immaginare una conversazione di una ventina di minuti per raccontare questa relazione. Non deve essere un racconto da critico letterario, ma un racconto da appassionato lettore. Questa mattina è Lucilla che parlerà. Queste prime due Buongiorno. puntate, Lucilla Lucchese, queste prime due puntate ce le siamo dedicate in modo tale da offrirvi anche una traccia, no? Da poter ripercorrere quando sarete chiamate in causa. E siamo molto contente, Lucilla, di dire già al nostro pubblico che ci sono già persone prenotate per le prossime settimane e che quindi chi vuole partecipare deve farsi avanti e scrivere all'altracittaroma@gmail.com. Ma alla fine vi daremo informazioni sui nostri incontri. Lucilla, ti chiamo subito in causa. Come è andata per te? Eccomi. Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io ho rispolverato il mio libro che stava lì da diverso tempo nella mia libreria. Le cure domestiche di Marilyn Robinson, edito da Einaudi. Nel 2006 ed è proprio dal 2006 che ci giravo intorno, poi come tu ben sai l'ho ordinato in libreria, l'ho lasciato riposare, se così possiamo dire, nel nostro armadietto dei libri prenotati, lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo. Poi l'ho preso, l'ho portato a casa, infilato tra gli altri libri Einaudi e poi è successo che domenica scorsa, dopo la prima puntata di Chiedi alla Polvere, ho deciso che era arrivato il momento. L'ho tirato fuori, l'ho rispolverato, ho preso due mazzi di chiavi, aperto la porta di casa, sono salita sull'ascensore al quinto piano, rampetta di scale, due cancelli di metallo e sono arrivata sul terrazzo del palazzo.
Ho iniziato a leggere il libro. Volevo che fosse proprio lì, in terrazza, accompagnata dalla mia matita azzurra fuori e azzurra dentro, perché avevo bisogno di aria, di luce, di cielo e quindi che la matita, anche nei suoi colori, diciamo, mi aiutasse, mi ricordasse questo. E mi è piaciuto così, iniziare così questo libro. Non l'ho terminato, ci sono dentro, però so di avere con certezza tra le mani un libro potentissimo, un'autrice autorevole proprio, direi, la cui lettura veramente la consiglio a tutti, anche perché se Marilyn Robinson è un'autrice riconosciuta pienamente negli Stati Uniti, parliamo di un'autrice nata nel 1943, vivente, che ha ottenuto riconoscimenti diversi, tra cui ad esempio il Pulitzer nel 2005 per un altro romanzo che lei scrisse dopo le cure domestiche, insomma un personaggio autorevole. In Italia è arrivata solo molti anni dopo. Ma prima di, diciamo, di accennarvi qualcosa su chi è Marilyn Robinson e la sua produzione letteraria, ritornando al nostro libro, che cosa è successo? Perché poi sono stata attratta, chiamata da questo libro? Intanto il titolo, Le cure domestiche. Cure domestiche era un sostantivo e un aggettivo che in questo momento di chiusa dentro casa particolarmente mi attraeva. La parola cura mi rimanda a concetti, a parole chiavi a me molto care, molto vicine, che possono essere l'intimità, l'affettività, l'ascolto, la sensibilità, l'attenzione. E quindi, diciamo, mi riscaldava questo titolo. Poi la copertina l'ho trovata affascinante, con questi colori grigio-verde, che sono poi i colori un po' dell'atmosfera in cui si svolge la storia del romanzo e del lago che è al centro di questa storia, con queste gambette di due bambine appoggiate su un ramo, sembrerebbe su un ramo robusto di legno, queste gambette scanzonate così all'aria, quindi questa sensazione di leggerezza. E poi, ultima cosa, diciamo piuttosto divertente, che aprendolo ho scoperto che due dei personaggi principali si chiamavano uno Lucille e l'altra Sylvie. Come no? Quindi, ecco le due. Quindi è stato, come dire, a quel punto ho detto ok, è lui, mi chiama. E così mi sono addentrata nella storia. La storia racconta di due sorelline, Ruth e Lucille. Ruth poi è la voce narrante della storia, che vengono abbandonate ancora molto piccole dalla mamma Helen, una donna inquieta, a casa della nonna. La casa della nonna è in una cittadina della provincia americana, Fingerstone, presso un lago delimitato da una ferrovia. Il lago è stato il ricettore, possiamo dire, di due importantissime tragedie nella vita di questa famiglia, e cioè uno, il deragliamento del treno guidato dal nonno delle due bambine con tutti i passeggeri, e poi il suicidio, proprio della mamma di Helen. Delle due bambine. Quindi Helen lascia queste due fanciulle alla nonna, si butta nel lago e a quel punto le due bambine crescono, prima con la nonna, poi con altre due figure femminili della famiglia e infine
con la zia materna Silvi. Arriva a questo punto Silvi. Silvi è un personaggio femminile, potremmo dire vagabondo, non perfettamente delineato, è un personaggio sempre in bilico tra un andare e un voler andare, un voler tornare, è evanescente. Evanescente come diciamo la sua apparizione. Dice infatti, cito proprio il romanzo, la Marilyn, descrivendo l'arrivo di Sylvie, dice: era inverno avanzato quando la mandarono a chiamare e non era ancora primavera quando arrivò. Quindi in un tempo sospeso. È un personaggio vagabondo, viene descritta con la testa bagnata, il vestitino leggero sotto un cappottone che sembra essere stato raccolto su una panchina di strada, e malgrado la pioggia, malgrado il fango e tutto, indossa delle scarpette leggere, quindi anche proprio un personaggio in contraddizione, potremmo dire, con se stesso, evanescente, non chiaramente definito. Sylvie a quel punto diventa la mamma di queste due bambine, una mamma particolare, potremmo dire anarchica tra virgolette, non tradizionale, ma sicuramente inquieta anche lei, ma sicuramente con un certo fascino. Le due fanciulle a un certo punto dovranno fare una scelta. Io a questo punto mi fermo, perché se no nel racconto della trama, perché se no spoilerò il romanzo. E questo però quanto... Dimmi, scusami. No, vai avanti, poi ti faccio una mia domanda, vai. No, semplicemente volevo dire che diciamo il romanzo mette al centro poi della sua attenzione come tematiche il problema della solitudine, dell'affettività, anche della maternità, della scelta esistenziale, il problema della scelta poi anche nel resto della produzione della Marilyn Robinson rimane un tema molto forte, come ad esempio quello anche del concetto di casa, che è appunto predominante anche nei romanzi successivi. Era infatti un po' questo il mio inserimento, no? Che sicuramente come grande contenitore di queste vicende, e il titolo stesso un po' lo evoca, è proprio, no, l'idea della casa. Sì. Casa, no? Che quindi ci rimanda molto molto ai giorni che stiamo vivendo. Una casa che non so, almeno poi tu mi dirai, che è contenitore di storie di generazioni diverse di donne, no? Che si ritrovano, si incontrano e si scoprono. Non so, mi piacerebbe sapere anche conoscere anche gli altri protagonisti di questo libro, che a quanto intuito sfogliandolo insieme con te questa settimana sono sia la casa sia il paesaggio circostante. E dunque, non ti sento benissimo. Per quanto riguarda la casa, questo concetto di casa, se è questo che mi stai chiedendo, sì, diciamo che è un tema molto forte nella Marilyn Robinson. Cosa si può intendere? Come riempiamo questa parola di quattro lettere, casa? Per la Robinson non è solamente uno spazio circoscritto da quattro mura, non è solo un contenitore fisico. Pone la domanda, può essere qualcos'altro? Sì, lo può essere. Ognuno di noi può dare il proprio senso a questa parola casa, un senso anche metaforico,
può essere un legame, ad esempio, quindi un qualcosa di intangibile, un posto dell'anima, del cuore. Ad esempio, nel caso delle cure domestiche, casa può essere anche il legame tra le due sorelle. E infatti proprio ci sono delle righe scritte in cui la Robinson dice il legame tra due sorelle e due amiche può essere la luce nel buio. E quindi fondamentale, sì, molto 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 bello, molto forte. Quindi ognuno di noi può riempire a suo modo questo concetto di casa. E questo per quanto riguarda la casa. Per quanto riguarda il paesaggio è l'altro grande protagonista di questo libro, già appunto dalla copertina, perché già nella foto della copertina, appunto, il lago, il tavolaccio di legno, sono lì a imporsi proprio nell'immagine. Il paesaggio è un paesaggio che non è solo una quinta scenografica, non è semplicemente uno sfondo, bensì rispecchia, per come è descritto, diciamo, l'evanescenza, la vacuità molto spesso degli stessi personaggi, anche la freddezza, il grigiore molto spesso delle loro storie. È un paesaggio lacustre, fangoso, pieno d'acqua. Nello stesso tempo viene descritto, ma questa è una caratteristica, ho visto proprio di tutto lo scritto della Marilynne Robbins, con una estrema poeticità. Io parlo di poeticità liquida, la Robinson forse si arrabbierà, non lo so cosa pensa di questa mia definizione, se mi potesse sentire, sì. Ma perché liquida? Perché appunto mi piaceva il gioco, il rimando all'acquosità di questo paesaggio e nello stesso tempo mi fa pensare a uno stile lineare, piano, ma estremamente poetico, che appunto scivola, che ci lambisce. E infine un'altra cosa che volevo aggiungere a proposito del paesaggio è che nel suo descriverlo la Robinson chiama il lettore, diciamo, a usare un po' tutti e cinque i sensi, perché sono descrizioni potenti, dove ci sono stimoli visivi, uditivi, tattili. E allora, se mi permetti, leggo solo questo piccolo passo. Assolutamente sì. Diventò ancora più freddo, il sole si levò più alto e il cielo divenne abbagliante come latta. La superficie del lago era assolutamente immobile. I piedi dei ragazzi colpivano l'acqua con il suono lieve di una spaccatura. Ecco. Beh, è interessante, sì. Anch'io leggendo qualche passo così ho trovato che fosse decisamente poetica la sua scrittura e sottoscrivo questa tua definizione di poetica liquida. È interessante. Sì. Non so se... insomma, tra le cose che tu mi avevi mandato prima di iniziare questo incontro, c'era sicuramente qualcosa di molto interessante per me, che in un certo senso mi ha dato un'altra lente per leggere l'opera di Marilynne Robinson, ovvero proprio la sua formazione, no? La sua educazione. E mi piacerebbe che tu ne parlassi, perché c'è un elemento particolarmente significativo che credo ne condizioni anche il tipo di indagine. Sì. Allora, la Robinson, almeno in Italia, la conosciamo soprattutto
come scrittrice di romanzi. E quindi abbiamo Le cure domestiche e poi una trilogia un po' tipica, diciamo, della produzione americana, fa ricordare un po' il Kentaroff, il nostro Kentaroff. Ma lei non è solamente scrittrice di romanzi. Grazie a Minimum Fax, che adesso pian piano li sta pubblicando, la nostra Marilyn è anche una saggista e poi ancora è una studiosa di antichità, perché per lei conoscere l'antico è fondamentale per comprendere il presente. E infine, forse questo è il punto a cui vuoi arrivare, sì, è una studiosa di teologia. Lei è di fede calvinista, più in generale la religione per lei è proprio la lente attraverso cui, lente strumento attraverso cui interpretare e quindi vivere, diciamo, la vita. Io mi sono imbattuta in un bell'articolo pubblicato su Internazionale, scritto da Nicola La Gioia, proprio sulla Marilyn Robinson, in cui La Gioia parla, a proposito della scrittrice, di umanesimo religioso e anche, quindi, perché poi vedremo, uno è conseguenza dell'altro, di democrazia. Nicola La Gioia ha presente nello scrivere questo articolo, questo è un articolo del 2016, una precedente intervista, colloquio fatta da Barack Obama, che è un grande estimatore della Marilyn Robinson, nel 2015, in cui appunto si parla di cos'è la democrazia per la Marilyn Robinson. E allora, se mi permetti, Silvia, volevo leggere un pezzettino di questo articolo di La Gioia, perché è davvero illuminante. Inquadra il personaggio. Inquadra, sì. Il momento forse più interessante è quando Marilyn Robinson dice che la democrazia si fonda idealmente sulla fiducia che gli esseri umani ripongono in altri esseri umani, nell'aspettativa che le persone agiscano per il bene e non per il male. E poiché, per come la vede lei, gli esseri umani sono immagine di Dio, la democrazia diventa la logica, inevitabile conseguenza di questo tipo di umanesimo religioso, portato al suo più alto livello. Quindi umanesimo religioso era, diciamo, dai tempi dello studio dell'umanesimo del 400, che non sentivo questo termine. Quindi la Robinson mette in primo piano i rapporti tra gli uomini, non è più l'uomo, ma sono il rapporto, la relazione tra gli uomini, che uomini che lei vede positivamente, se c'è fiducia tra gli uomini e quindi relazione fiduciosa, ci sarà democrazia. E ho trovato questo articolo, devo dire, illuminante. Mi viene in mente che questa parola fiducia calza perfettamente anche per le nostre giornate, no? Per queste giornate, esatto, che stiamo vivendo, perché effettivamente questo modo di affrontare la situazione complessa della pandemia, in un certo senso ci chiede un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, no? Perché e anche tra noi. E tra di noi, perché è l'unico modo poi di creare veramente una rete protettiva, no? E quasi salvifica, direi. È particolarmente interessante in queste giornate. Rispetto, se mi permetti, sempre a questo discorso che stiamo facendo, se ancora ho qualche minuto, mi piaceva anche accennare ad un articolo in cui mi sono imbattuta proprio ieri, bevendo il caffè la mattina. È un'intervista che è stata riportata su un blog, ecco, la poesia e lo spirito, questo è il nome del blog,
è un'intervista fatta a Chandra Livia Candiani, che tra l'altro noi abbiamo ospitato, è una poetessa, questo è il minimo che possiamo dire di Chandra Livia Candiani, che noi abbiamo ospitato in libreria l'anno scorso, in cui lei parla proprio del prendersi cura. Lei parla del prendersi cura, e siccome Chandra Livia Candiani è una persona anche, diciamo, molto attenta allo spirito buddista, sì, in questo attenta agli ultimi, attenta al minimo, o ai minimi, possiamo dire, il tutto però appunto letto con questa grossa saggezza buddista. In questa intervista lei rispondeva alla domanda che cos'è il, per lei, il prendersi cura. Io l'ho trovato anche questo illuminante un po' per tutti noi e per i nostri giorni. Lei dice: prendersi cura di sé è prendersi cura degli altri, e prendersi cura degli altri è prendersi cura di sé. È un disastro quando li separiamo. E qui poi cita un discorso del Buddha, esemplificativo, diciamo, di quello che sta dicendo, che ora per questione di minuti non leggo, ma con cui lei conclude: con la pazienza, con il non nuocere, con l'amore e con la solidarietà. Un po' come dire, cura te stesso purificando la tua mente e cuore. Cura l'altro con l'amore e la non violenza che da quella purificazione nascono. Io l'ho trovato un messaggio bellissimo. Tornando... Quindi queste cure domestiche... Queste cure domestiche ci fanno anche fare un bel salto nella spiritualità. Sì. Io ho trovato questa esperienza di lettura folgorante. Folgorante perché mi ha fatto scoprire, io non la conoscevo, l'avevo solo sentita, mi ha fatto scoprire un'autrice potentissima che consiglio a tutti di leggere. E poi proprio il libro, Le cure domestiche, tra l'altro consideriamo che Le cure domestiche è stato il romanzo esordio di Marilyn Robinson. Lei lo scrive nell'80 e nell'82 riceve proprio il premio come prima opera, come migliore prima opera, quindi un'autrice che esordisce subito in una maniera estremamente forte e autorevole. Ma poi leggere Le cure domestiche mi ha lasciato riflessioni, parole chiave che sento molto attinenti a questo momento e più in generale proprio a me, alla mia persona. Riflettere su cosa intendiamo noi per casa, per cure, per legami, secondo me è qualcosa di importante e di grosso nutrimento per noi tutti. Grazie Lucilla, mi piace questa chiusura che ti manda la tua persona, e sono sicura attitudini che poi ti riconosco se questo è e quindi questo libro in un certo senso ti rappresenta. Era il mio, era il mio. Mi fa piacere. Mi fa piacere che tu l'abbia raccontato stamattina. Quindi ti ringrazio in modo particolare, perché è come se avessimo avuto una fotografia di te questa mattina attraverso le parole di una grande scrittrice. Oh, che onore! E io ne approfitto per per ricordare i nostri incontri. Abbiamo un palinsesto molto ben organizzato e fitto, come sapete questa cosa ci caratterizza, e ci potete seguire soprattutto sulle pagine Facebook L'altra città Roma, L'altra città legge, dove aspettiamo anche le vostre recensioni, e su L'altra città Young, dove tutti i pomeriggi
potete trovare delle letini di albi illustrati. Chiedi alla Polvere vi aspetta ancora sabato prossimo, sempre alle 12, questa volta con un ospite che è quasi pronta per andare in onda, quindi siamo molto contenti, credo Lucilla poi mi dirai di questo nostro incontro del sabato e speriamo che vi piaccia. Un saluto a tutti. Un saluto dall'altra città, direttamente da casa.